Peppe Zarbo, dalla prima puntata credo, Un posto al sole, Franco Boschi. Io sono arrivato un po' dopo, nel senso che il personaggio di Franco arriva a fine prima serie, perché si raccontava di questo personaggio che era il fratello appunto di Anna Boschi e viveva a Milano. Si aspettava appunto l'arrivo di questo bel tenebroso che a un certo punto arriva, insomma, e crea un po' di scompigli nella storia che poi è andata avanti fino a oggi. Quali sono i temi che ti è piaciuto di più affrontare nel 2013? L'anno scorso il personaggio di Franco è stato coinvolto, come sempre ovviamente, perché comunque tu come sai Franco è sempre uno che sta in mezzo a tante problematiche, eccetera. E sì, perché è un uomo di strada, un uomo d'azione, un uomo che insomma si fa mai affari suoi purtroppo. C'è stata una storia molto forte, molto difficile per il personaggio, perché è andato in galera, ecco, quindi questo è il massimo che può capitare a un personaggio di una serialità. Indirettamente abbiamo affrontato questo tema delle carceri, in che modo? In modo proprio sibillino, ovvero per esempio io mi ricordo che l'atteggiamento da parte della scenografia era quello di raccontare delle celle un po' affollate, ma questo proprio come sottotesto del racconto, cioè non era una cosa in primo piano. È diventata quasi una specialità di Un posto al sole, quella di parlare di tematiche e di problematiche che si vivono, diciamo, che vivono molti cittadini, e questa sicuramente è una di quelle. Franco Boschi è anche molto impegnato, diciamo, proprio con i giovani, no? Prima con il suo figlio adottivo, poi con la palestra. Quanto pensi che sia importante lo sport, insomma, per i giovani? E forse la conosci, insomma, dopo un po' di anni la città di Napoli. Quali sono secondo te i disagi che vivono i giovani e cosa si può fare appunto per cercare delle soluzioni? Sicuramente lo sport è il modo già da persone non problematiche, è un modo per risolvere tanti problemi, per risolvere tanto stress. Quindi immagino che cercare di dirottare anche dei giovani problematici verso appunto lo sport credo che sia un'ottima cosa. Poi Napoli è anche una città straordinaria, meravigliosa. È chiaro che si punta sempre il dito su quello che non funziona, ma ci sono anche tante cose che migliorano. Diciamo che il vero problema è in questa logica dell'impegno poi delle associazioni, che sono tantissime, no? Il vero problema forse è l'assenza di uno Stato che invece non c'è. Invece più la parte Melò, il ritorno di questa ex in campo. D'altra parte, insomma, Franco è molto innamorato di Angela. Come la vivrà questa cosa il personaggio? Come secondo te va vissuto nella vita, visto che tu sei appunto sposato? Il ritorno del personaggio di Giovanna è un bellissimo ritorno comunque nella storia. Per l'attrice io sono contento perché Clotilde è una persona con la quale ci si può confrontare, e questa è una cosa importante per questo lavoro. Nella vita privata ovviamente mia moglie mi tiene sott'occhio. La fortuna è che Franco comunque già è un personaggio che ha una rittura morale, non è il tipo che tradisce. Ecco, io 18 anni avrò avuto due storie, sono veramente poche. E io poi nella mia vita, insomma, ho una vita molto, molto intensa, perché sono papà, ho tre figli, cioè, quindi ecco, diventa assurda, diciamo, l'ipotesi che si possa bighellonare piuttosto che invece lavorare. Ma qual è la ricetta per portare avanti appunto una famiglia senza avere sbandamenti? Io per le ricette penso solo alle ricette di cucina, lì mi piace darle le ricette di cucina, ma nella vita penso che ognuno di noi debba innanzitutto cercare di essere sincero e onesto. La ricetta è quello di, secondo me, è di essere se stessi, andare incontro alle cose perché tu le desideri e non perché devi trasgredire, perché devi tradire qualcuno, perché devi, per egoismo. E non è facile, mi rendo conto, perché siamo sempre tutti un po' tentati da tante situazioni. Ci sono dei temi sociali che ancora non sono stati affrontati, cosa difficile che magari ti piacerebbe che Franco potesse affrontare.
Noi strada facendo cerchiamo di interessarci a tante tematiche sociali. Sicuramente la cosa comunque bella è che riusciamo, ecco, a incuriosire i nostri ascoltatori e indirizzarli appunto a questi temi e quindi sottolinearli, e questo lo facciamo sempre. Ma soprattutto la cosa interessante è quella di riuscire attraverso la nostra pagina, anche il nostro sito, di dare voce e spazio a delle associazioni che magari non hanno la possibilità di avere un'attenzione da parte dei media.